Benvenuti su RetroFixer. Oggi vediamo una console davvero particolare. Vediamo questa Pingotronic della Zanussi, bellissima console che è una Pong, ma la particolarità di questa Pong, qui abbiamo anche il suo pomellino che si stacca sempre, la particolarità di questa Pong è che è tutta realizzata con componenti discreti, non abbiamo degli integrati, abbiamo transistor, resistenze, condensatori, eccetera, eccetera. Quindi questo la rende molto interessante. Allora, che dire, l'ho presa su eBay come funzionante, l'ho provata ad accendere, si accende, ho provato sul televisore ma non dà nessun segnale video in nessun canale, quindi credo proprio che ci sia qualcosa che non va, anche perché ha un altoparlante interno, quindi l'audio lo dovrebbe fare la console e non si sente nessun rumore, mentre invece anche se non si vede il video comunque dovremmo sentire il rumore della pallina magari premendo dei tasti, e invece non si sente niente. In questo caso le soluzioni potrebbero essere due: una è rimandare il pacco al mittente e comunque sentire con lui cosa si può fare, oppure provare ad aggiustarla. Io ovviamente vado per la seconda. Ecco qui la console e vediamo com'è fatta. Qui davanti abbiamo dei selettori, questo è l'interruttore di alimentazione, questi poi vediamo cosa servono, perché io questa console non l'ho avuta mai, quindi vediamo un attimo come funzionano questi tasti. Qui abbiamo i suoi controller con il cavo dentro e ora vediamo com'è fatta. Qui per aprirla ci sono quattro viti che ovviamente ho già rimosso, e questa è la sua scheda madre. Per vederla probabilmente dobbiamo aprire la parte sopra, perché qui non si riesce a girarla perché ci sono fili di qua, di là, dappertutto. Allora ragazzi, la prima cosa che salta all'occhio, eccola qua, qua si vede un pochetto ma poco poco, vediamo se questi sono connettori che si possono staccare, sì. Abbiamo l'alimentazione qui, ecco qui un problema che sopra si vede meglio, ora ve lo faccio vedere anche a voi. Ecco all'interno questa bella Pong, e come detto è fatta interamente di transistor e qualche piccolo integrato, ma tutte cose TTL, porte logiche e similari, quindi non abbiamo un processore che gestisce poi tutto il gioco. Bellissimo. Come si può vedere dalla parte sopra, probabilmente questo ha preso una botta e il peso del trasformatore, che è proprio attaccato sulla scheda madre, su questo PCB fatto in bachelite, perché questi erano fatti così, qui come si può vedere c'è una bella crepa. Quindi secondo me qui le piste ce le siamo proprio giocate. Qui abbiamo i controller. Questo è non so se è per un ingresso. Ah, questa è l'uscita per la TV. E qui abbiamo un connettore che non so se serve per un fucile, per qualche altro giocatore, vediamo. E qui davanti i suoi controlli. Dalla parte sotto si vede qui una bella crepa che taglia proprio la pista, questa e questa. Quindi ora vediamo di ricostruirla e poi magari proviamo, se siamo fortunati che era solo quello, visto che è stata venduta come funzionante, penso proprio di sì.
diciamo che questa parte l'abbiamo recuperata. Altre cose non mi sembra di vederne. Magari mettiamo un po' di colla, qualcosa sopra qua, per tenerla un po' più ferma. E già, probabilmente questa ha preso una bella botta qui. Ok, andiamo a provare. Canale, vediamo dove si può mettere. Iniziamo con l'1, accendiamo. Andiamo a cercare. Però, oh, si sente qualcosa, eh? Allora, questo potrebbe essere, vediamo un po', spegniamo. Eh già, prima non c'era proprio nessun segnale. Ottimo, quindi diciamo che il problema era quello. Bene, ora la Pong funziona, si vede malissimo, però questo adesso lo proviamo a vedere. Intanto vediamo un problema alla volta. Vediamo un po'. Ok, allora, visto che adesso ha cominciato a funzionare, cerchiamo di regolare anche l'uscita in radiofrequenza, però dobbiamo smontare la parte sopra. Bene, ora che la console funziona, voglio fare la modifica in composito, perché il segnale video è veramente penoso. Questa console è molto vecchia e utilizza solo transistor per generare segnale video e tutta la logica. Ha solo, mi pare, 3 porte logiche e nulla di più. Quindi il segnale non è proprio il massimo. E anche sui televisori con ingresso RF risulta sempre un pochino disturbato. Ho trovato il segnale composito e amplificato con un solo transistor, come la modifica che si utilizza sull'Atari 2006, però ancora il segnale è troppo basso. Quindi ora proverò con questa modifica dell'Intellivision. Questo è il nuovo PCB che ho realizzato e adesso lo realizziamo con una semplice magia. Ed ecco qua la piccola schedina. Qui abbiamo la parte degli ingressi, compreso anche l'audio, che su questa console comunque non ci servirà perché è già integrato con un altoparlante, gli stadi d'amplificazione, e qui su quest'altra parte abbiamo l'uscita. Ed ecco qui la nostra console. Ora vi illustro quello che è stato fatto, perché c'è stato veramente da fare diverse prove e quindi senza allungare troppo il video ho preferito così prendermela con calma e farvi vedere direttamente il risultato senza stare a fare un video troppo lungo. Il segnale composito lo possiamo trovare qui. Qua sotto c'è un trimmer, che tra l'altro ho pure cambiato perché questo che c'era era proprio incollato, tutto distrutto, quindi ho preferito cambiarlo addirittura, che non è altro che la regolazione, diciamo, dell'amplificazione del segnale video, per farlo più o meno chiaro. Poi si va qui, questa è la parte del modulatore che è tutta integrata su questa scheda madre. Purtroppo di questa console non ho trovato nessuno schema e quindi si va un pochino alla cieca. Dopo tutte le prove e tentativi fatti, il segnale qui era abbastanza buono, ma comunque disturbato. La prima cosa che ho fatto è stata quella di, senza ovviamente togliere nulla per poter poi comunque rifare, diciamo, riportare la console
originaria, senza dover staccare nulla, ho dissaldato questo pin che è un condensatore che porta poi il segnale video a tutto il modulatore. E comunque, togliendo già questo diciamo condensatore, questa parte qui non faceva più disturbi su questa linea. Beh, veramente qualche piccola linea la poteva fare, però era migliorato tantissimo rispetto al segnale che c'era inizialmente. Ma non essendo contento, ho cominciato a fare delle prove, diciamo filtrando un po' l'alimentazione, e ho visto che mettendo un condensatore da 100 nanofarad qualcosina migliorava. Poi ho fatto altre prove, ma non c'è stato nulla da fare, diciamo che più di quello non si riusciva a ottenere. Alla fine, visto che non si poteva fare di più, ho provato con un diodo a isolare proprio l'alimentazione, in modo che noi prendiamo il positivo da questo che sono le porte logiche, qui ci abbiamo 5 volte, e poi livelliamo tutto in modo da ridurre i disturbi, perché se lasciamo il condensatore qui su questa linea senza, diciamo, fermarla, abbiamo che poi il condensatore si livellerà un po', ma comunque tutti i disturbi ce li ritroveremo sempre lì sotto. Invece con questo diodo, e ovviamente bastava solo il condensatore da 100 nanofarad, perché ho visto che con quello già tutti i disturbi bene o male andavano via. Poi ci hanno messo anche un altro un pochino più grande per togliere delle frequenze un po' più basse, queste da 10 microfarad, ma comunque, diciamo, male non gli fa, ma ho visto che già con solo quello da 100 andava più che bene. E quindi ora l'alimentazione è stata presa, filtrata da questo 5 volt, e poi il negativo qua lo possiamo trovare un po' dappertutto. La schedina l'ho messa direttamente qua sotto, tanto è piccolina e il posto ce n'è veramente tanto, e ora andiamo a vedere come si vede. Accendiamo ed ecco qui il nostro bel segnale video. È molto pulito per essere un composito. Non ho fatto la ripresa prima, ma veramente c'erano delle righe. Ora ogni tanto si vede qualche striscettina, ma proprio piccola, piccola, piccola. Prima, allora, senza togliere il condensatore, lasciando tutto il modulatore, era proprio un disastro. Si vedevano proprio delle righe belle grandi, tutto comunque un po' distorto. Togliendo quella, è, diciamo, l'immagine si è amplificata di più, perché ovviamente non abbiamo l'abbassamento dovuto a tutta la parte del modulatore, e però comunque rimanevano delle righe qua sotto e ogni tanto traballava un po'. Con questa modifica del diodo e con i suoi condensatori di filtro, diciamo che ora il segnale è perfetto. Ora mettiamo un giocatore, perché sennò andiamo sempre. Mettiamo anche le altre velocità qui, poi abbiamo la regolazione. Dopo ve la faccio vedere direttamente. Ora vediamo un pochino come funziona con questo pulsante, con questo interruttore qui. L'accendiamo. Ok, e abbiamo ora un giocatore solo. Questi, diciamo, potenziometri servono per regolare il primo, lo schermo, nella parte orizzontale, questo nella parte verticale. Poi abbiamo questi altri due con i pomelli colorati come i suoi paddle, altro non servono che per regolare la grandezza della racchetta, così possiamo avere una racchetta più grande e avere un pochino più facile da giocare, oppure una racchetta minuscola in modo da essere un pochino più difficili. Poi qui abbiamo anche la velocità, mettendo più lento, normale o più veloce, e poi qui il tipo di giocatori, 1, 2 oppure questo in automatico. Questo qui automatico non è altro che una demo che ci farà sempre rimbalzare la palla da una parte all'altra, per vedere un po' come funziona la velocità.
e magari regolare lo schermo. Dietro abbiamo una regolazione, un potenziometro per poter regolare il volume. Fino a proprio essere muto. Non abbiamo nessuna selezione del punteggio, è proprio, diciamo, una console molto grezza su questo lato, ma ovviamente per l'età che ha e per come è costruita è veramente interessante vederla. Qui sopra abbiamo un pulsante che servirà per richiamare la palla. Tenendolo premuto, la palla verrà qui da noi per poterla servire. Per esempio, adesso che l'abbiamo persa, premiamo, teniamo premuto e questa ritorna. Poi noi ci posizioniamo e lasciamo. E così via. Ora, se giochiamo in due, se servo io, premo il pulsante e poi lascio. Se serve l'altro, premo il pulsante e lascia. Quindi ragazzi, anche per questo bel pezzo di storia tutto italiano, il video finisce qui. Io vi lascio in descrizione tutti i riferimenti per poter ovviamente fare sia la modifica in composito che lo schema che ho utilizzato per la modifica in television. Troverete tutto sul sito internet di Retrofixer. E come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, Fixer!